Vediamo alcuni casi di applicazione. Abbiamo fatto un po' di immagini, sono le 7 meno 10, analisi delle facciate, dispersioni termiche, rivestimenti a cappotto, tenuta, ma vediamo un po' di cose. No? Vi racconto un po' di cose, chiaro che abbiamo ancora una mezz'oretta. Il motivo per cui in termografia, in edilizia la termografia va alla grande, è perché gli edifici, gli involucri sono complessi e la termografia è la prima roba che permette subito di capirci qualcosa. È veloce, e quindi io riesco in un poco tempo a mappare tutto il mio involucro e magari comparo situazioni diverse. Per esempio, ma lì quando piove viene umido, vabbè, faccio la foto lontano dalla pioggia, aspetto che piova, torno a fare la foto e vedo se veramente c'è una differenza. Magari non è dovuto alla pioggia, non all'infiltrazione. Okay. Magari non piove da un mese, c'è l'umidità e si scopre che è l'impianto di irrigazione del vicino. Quindi, ci sono anche questi tipi di situazioni. Ok? In più, difficilmente sapete cosa c'è dentro. Tra l'altro, 3/4 delle leggi 10 sono sbagliate, non le corregge nessuno, quindi il fatto che uno vi dichiari che il muro è fatto in un certo modo non è mica detto. Il fatto che vi dicano che hanno messo la guaina non è detto che ci sia, il fatto che abbiano messo il mappelastic non dice che lo mettano bene. I fenomeni non si presentano sempre tutte le volte, insomma, classica situazione, piove solo quando c'è vento di scirocco. Il problema si manifesta solo nella parete in basso a sinistra. È tutto a posto, ma l'umidità c'è da quando è nata mia figlia. Sono situazioni veramente successe, accadute. Okay? Di conseguenza, visto che è difficile fare capirci qualcosa, la termografia mi aiuta. A volte è anche difficile andarci nel momento giusto. Se il giudice vi fa fare una perizia ad agosto e dovete trovare la muffa, o convincete il giudice a spostare l'analisi, o difficilmente potrete dare una risposta risolutiva, a cercare i ponti termici ad agosto. Non che non si vedano, però se dovete valutare la temperatura interna per formazione di muffa ad agosto, fate un po' fatica. Soprattutto con tutte le finestre aperte. In più dovete dotarvi di strumenti accessori, a seconda di quello che volete fare. Allora, per chi fa, ad esempio, i ponti termici, è utile avere dei termigrometri, o lasciati lì, o portateli, ad esempio. Perché se devo capire come, se la mia casa è alla muffa perché la rieggia poco, perché veramente è fatta da schifo, ovviamente devo avere delle indicazioni che mi dicano come chi sta dentro la casa rientra. Se vado alla ricerca di umidità, devo cercarmi strumentazioni di vario tipo, che ne so, sistemi con l'infrarosso piuttosto che di tipo resistivo, che capacitivo, che microonde, per esempio questo microonde. Ok? Quindi per fare la vostra diagnosi, guardo con la mia termocamera, ma potrebbe essere necessario che io mi doti di strumentazioni aggiuntive. Ok? Qualcuno prima mi ha chiesto dello sondellamento. Oggi chi fa sondellamenti può usare la sola termografia perché vede le disuniformità sul solaio, ma ci sono aziende che fanno di mestiere delle ispezioni con dei martelli speciali che danno la botta e danno uno spettro ultrasonoro in base a quanto il solaio è sfondellato, ad esempio. Ok? L'umidità la posso trovare così. Con questo, ma questi non sono metodi normati, quindi se devo fare una valutazione quantitativa dell'umidità, magari mi dovrò dotare del metodo al carburo, ok? Ad esempio, per capire, o del gravimetrico, per riuscire a capire quanta umidità c'è davvero, anche perché a seconda di questo, o questo, misurano situazioni diverse. L'immagine termica guarda la superficie, questi vanno a profondità diverse, ok? E sono disturbati più o meno dalla presenza di sali, dal tipo di struttura, dal fatto che ci siano dei ferri piuttosto che non ferri, insomma, tutta una serie di cose per cui l'indagine potrebbe richiedere delle risorse in più. Vediamo qualcosa. Allora, questo è il classico esempio di ponte termico geometrico. Vedete che la termocamera ci fa vedere che effettivamente nella zona del mio pilastro c'è qualcosa che non va. La cosa curiosa è che se guardate la forma qui della zona più fredda, ovviamente corrisponde a quella più abbuffita. Anche qui la zona
corrisponde alla forma della mia zampa. L'etermocamera di oggi hanno il diagramma di Mollier incorporato, quindi mi permettono anche di capire se e dove ci sono zone più a rischio di muffa. Quindi vedete, in questo caso, se voi seguite la forma, qui tende a fare così e poi allargarsi, e anche qui tende a fare così e poi allargarsi. Okay? Quindi le termocamere vi aiutano a capire, okay, questo si chiama allarme umidità, permettono di capire se effettivamente in quelle condizioni lì si sta formando o meno la muffa. Okay? In realtà fondamentalmente il diagramma di Mollier unito alla norma 13788, che è quella che dà le indicazioni per evitare la formazione di muffa condensa, vi permettono di capire bene se quello che state vedendo può essere più legato a un errore di gestione dell'involucro piuttosto che di realizzazione dell'involucro. Questa è una vecchia immagine, vedete, un'immagine molto sgranata, perché è di una termocamera che aveva una sensibilità termica più bassa, bassa nel senso scarsa, in cui si vedono, ad esempio, questa è tratta dai corsi FLIR, in cui si vedono le dispersioni dovute al fatto che c'è la nicchia del calorifero, e si vede anche dove passa, dove c'è l'attacco del tubo. Okay? Si vede anche, ad esempio, se vedete che questa zona qui è più calda di questa, è perché il vento raffredda di più questo lato rispetto a questo, ad esempio. Piccole cose che si riescono a notare con la termografia. Ok? Piuttosto che facciate come questa, dove io posso andare a vedere, ad esempio, il fatto che qui probabilmente è stata tamponata una porta finestra, piuttosto che la parte in alto, una trama muraria diversa da questa. Ok? E quindi posso valutare le disuniformità della superficie, legarle a presenza di infiltrazione, piuttosto a presenza di stacchi, oppure capire se sono stati fatti, ad esempio, delle modifiche, degli abusi. Mi sono stato chiamato 20 giorni fa da un architetto della provincia di Verona che nella sua, in una cascina di famiglia voleva sapere se ci fosse stata un'apertura tamponata, perché se ci fosse stata avrebbe potuto farci una porta senza chiedere senza violare nessuna situazione preesistente. Credo fosse una zona di quelle dove, non mi viene il termine, sono 3 settimane che parlo solo inglese e tedesco, quindi ogni tanto con l'italiano mi... Vabbè, insomma, dove non si possono fare modifiche... Ok, siamo capiti. Okay. Zone vincolate. Oppure situazioni come questa, dove la facciata qui, vedete, prende il sole, quindi si scalda. Se vedete, questa facciata è a 22 gradi, mentre quella in ombra è a 9, normale quando c'è il sole anche ad inverno, ma una facciata di questo tipo, vedete, è scarsamente isolata. Quando si vedono i solai in questo modo, la trama murale in questo modo, questa è una facciata che è decisamente poco isolata. Okay? E quindi posso, ad esempio, valutare se c'è un termo intonaco, se non c'è un termo intonaco. Le condizioni di misura le devo scegliere in base all'ispezione. Allora, l'analisi per muffe e ponti termici non si fa quando ci batte il sole, la norma dice che va fatto quando non ci batte il sole, e quindi tipicamente sono immagini che si fanno il mattino presto. Altri tipi di immagini invece si fanno in pieno sole, per esempio i distacchi di intonaco o di piastrelle si fanno in pieno sole. Ok? Quindi in questo caso è possibile. Le immagini che vedete qui sono tutte con termocamera ad alta risoluzione, quindi sono immagini che chiaramente con macchine a 120x160 piuttosto che 80x60 non potete ottenere delle immagini così, mi sembra assolutamente chiaro. Ecco, vi faccio giusto notare una cosa tornando ai pixel. La termocamera FLIR più potente portatile ha 0,7 megapixel. 0,7. Questo è un iPhone 12. Cos'è? 12 megapixel. Ci sono telefonini che hanno 40, 100 megapixel. La termocamera portatile più costosa di FLIR ha 0,7 megapixel. Quindi sono ceccate. Se volete vedere dettagli, non potete prendere, ragazzi, una 60x80 a 0,004
4,8 megapixel, giusto? Su quel no. 4800. Sì. Ok, spero di aver messo gli zeri giusti. Quindi non potete pretendere di avere la stessa immagine, eh? Quindi capiamoci. Non è che vi vogliamo costringere a comprare termocamere costose, è che, come dice Dario, comprate una macchina solo perché costava poco, poi non vedete niente, dice ma non funziona, non sono capace. No, eh? No, non potete ottenere certi risultati. Se comprate una Smart non fate le gare di rally o di Formula 1. Canne fumarie, anche questa è un'immagine vecchia, per vedere se sono turate, se qualcuno ha collegato qualcosa nel posto sbagliato. Questa è una scuola prima e dopo, mancavano, c'erano le nicchie sotto finestra, poi hanno messo i pannelli isolanti, quindi si possono fare tante cose. I pannelli isolanti funzionano meglio delle finte vernici isolanti, quelle che raccontano che mettete un milionesimo di millimetro di vernice super nano speciale. E avete l'isolamento di 57 km di refrattario, no? Parliamo di fisica. Questo qui è un esempio di tanti anni fa di un miglioramento dato dall'utilizzo di pannelli isolanti. Vediamo un'altra cosa, cappotti. Torniamo un attimino alla nostra risoluzione. Questa è già una macchina potente, 320x240, però vedete che si intravedono dei dettagli, ma non si vedono benissimo. Guardate che questa è una macchina che, insomma, una macchina che oggi costa 10.000 euro. Da vedere con una macchina più spinta, vedete come i dettagli sono molto più visibili. Torno indietro, tac, e tac. Vedete, l'immagine è molto più nitida. Quindi la differenza tra vedere un'immagine così che è una bella immagine, ma questa che è una bellissima immagine, purtroppo lo fa la macchina, c'è poco da fare. Okay. E quindi quando vado lontano il problema diventa rilevante. I tasselli dei cappotti li vedo però che conducono diversamente tutto il resto. E qua sotto non è il massimo. Dario mi corregge, mi dice che oggi anche con 3.000 euro si prendono macchine 320x240 non vendendole. Una delle regole che abbiamo noi istruttori della FLIR è che noi non dobbiamo parlare di prezzi, non dobbiamo neanche saperli, giustamente. Io devo insegnarvi termografia. Allora, vedete che se mi regolo bene vedo i tasselli. E qui i tasselli non li vedo. Beh, certo, perché ci picchia il sole. E picchiandoci il sole, la regolazione di temperatura deve essere diversa rispetto a dove ci passa l'ombra. Francesco Gentile non ha capito che le domande vanno alla fine. Vedete, sole, ombra, sole, ombra. Ma per vedere meglio, è meglio anche cambiare tavolozza. Ah, qui, scusate, l'ho tirato via. Se cambio tavolozza, vedo ancora meglio. Questa è una T1000. Ok? In questo caso, in condizioni diverse, si vedono benissimo i tasselli, vedete. Andate a vedere tutte le varie situazioni, c'è anche del ghiaccio qua, questa formazione di ghiaccio. Si vede il davanzale che insomma è tagliato da far schifo, cioè non è tagliato affatto. Okay. Quindi i cappotti si vedono meglio di notte, d'inverno, ma si vedono anche di giorno col sole, si fa un po' più fatica. Vedete, in base alle ombre, qua devo regolare la macchina diversamente rispetto a qua, però riesco a vedere. Perché? Perché i tasselli conducono diversamente, ok, rispetto al cappotto che invece isola, ok? Ah, era qui, mi è finita al posto sbagliato. Vedete che con la tavolozza arcobaleno si vedono un po' meglio, rispetto ad esempio a come li vedevo con la tavolozza del ferro. Tavolozze, non ce n'è una giusta o una sbagliata, uno le prova tutte finché non trova quella che gli dà una mano a vedere bene il problema. Anche qui sfatiamo che una sia meglio dell'altra. Infiltrazioni, questa è abbastanza famosa, ogni tanto me la rubano. Questa è la scorsalina del tetto che non tiene.
un'immagine di questo tipo, dove quella che vedete qui è l'acqua. Non vi metto la facciata nel visibile perché tanto è una casa, non si vede niente nel visibile. C'è questo ponteggio perché si è un po' rovinata la pittura qui, ma è una casa normale, quindi inutile che vi metta l'immagine visibile, è colore rosa antico. Questa è un'immagine che funziona bene fatta con il sole che picchia e se guardate le temperature era gennaio, quindi le infiltrazioni nelle condizioni giuste si vedono anche a gennaio. Si capisce con infiltrazione perché, prima di tutto, perché la signora che abitava qui ha cominciato a uscire l'acqua dal cassonetto della volgibile. I signori che abitavano qui e qui non se ne sono mai accorti. Il costruttore ha giurato e stragiurato che lui ha isolato bene, ha impermeabilizzato tutto bene, ma la signora del piano terra gli continuava a piovere dal cassonetto. Okay? E poverina dava la colpa alla signora di questo piano, che invece non ha nessuna colpa perché è un errore realizzativo. Okay? Poi nei corsi spieghiamo come si va a vedere ancora meglio la presenza di acqua. In questo caso, quando il sole picchia sulla parete, le zone più umide ci mettono più tempo a scaldarsi. Okay? E quindi in questo caso è una mattina di gennaio fredda, ma questa parete è rivolta a est. Pertanto, le zone che vedete più fredde sono quelle più bagnate perché ci mettono più tempo a scaldarsi. Queste sono altre situazioni, ad esempio, qui non ci fate caso, ma questa forma qui che vedete è un'infiltrazione che viene dal tetto, passa dietro il cappotto e si manifesta a piano terra come un'umidità di risalita, in realtà è un'umidità da discesa. Ok? Allora, quello che vedete qui è l'acqua sotto le piastrelle che però purtroppo è venuta da su. Okay? Se fosse risalita non avrei questa forma che tende a fare la campana, ma avrei una roba più uniforme di questo tipo. Come dice Mauro Cargiolas, l'80% della risalita non è risalita vera. Anche questo sono stato chiamato per risalita, vedete che vista così sembra risalita, ma in realtà vedete che è una bella discesa da qui. Quindi questa qui è una discesa che poi lo vedo, perché poi risale, una volta che scende, risale. La termografia ci aiuta, in questo caso sono all'interno di una casa, vedete questo è il tavolo del salotto, vedete che la finestra è stata allagata dall'acqua che poi è scesa. E in questo caso si vede solo la risalita. In questa zona qui non si vede nulla. Non vi metto la visibile per privacy. Si vedono ad esempio anche le infiltrazioni al di sotto delle guaine. Questa è una terrazza. Quella che vedete qui è acqua sotto la pavimentazione. Quindi questa zona qui è asciutta. Questa zona qui è bagnata. Da dove arriva l'acqua? Qui c'è un'aiola. E l'aiuola non tiene, c'è l'impianto di irrigazione e le piogge, quindi l'acqua poi cola sotto la guaina e piove nel garage di questo qui. Qui ci sono due coni, quelli da lavori stradali, che sono stati messi perché hanno tolto delle piastrelle per guardare, ma la guaina sopra è asciutta qui. Di conseguenza, questa immagine qui incredibilmente si fa di notte. Cioè l'opposto di quella di prima. Quella di prima il sole picchia contro le superfici e dove c'è l'acqua la si vede più fredda, ma in certe situazioni invece è più facile attendere che il raffreddamento notturno ci faccia vedere che l'acqua ha immagazzinato più calore. Questo serve soprattutto in zone, ad esempio, tipo questa dove c'erano gli alberi e gli alberi creando ombre vi causano complicazioni nell'analisi, mentre invece quando l'effetto delle ombre sparisce, rimane semplicemente l'effetto dovuto alla differenza di materiale. In questo caso, l'acqua sotto la guaina è diversa dalla guaina senza acqua sotto. Questa è un'altra situazione. Vedete, hanno tolto qui le piastrelle, pavimentazione, la guaina qui è asciutta, ma quella che vedete qui è acqua sotto la guaina. Che entra in realtà da qui. Qui c'è un gabbiotto di vetro che non è stato isolato, l'acqua entra e fa questa direzione.
Anche questa è un'immagine fatta di notte. Qui siamo su una terrazza in provincia di Brescia, ok? Un po' di acqua entra anche da qui. Questa che vedete qui anche un po' entra da qui. Comunque, questa qui è una terrazza in cui questa zona umida, che vedete più calda, è perché l'acqua che ha preso sole tutto il giorno, di notte ci mette più tempo a raffreddarsi. Quindi alcune ispezioni vanno fatte di giorno, altre vanno fatte di notte.